Questo deve essere il nucleo dell'Animus. Niente simulazioni, niente ambienti. Non mi sento nemmeno il corpo. Sono solo dati grezzi. Ma sono sempre io? O sono una specie di programma? È casa. Ci sono nato qui. La fattoria. Sì, la chiamavano la fattoria. I miei, una ventina di coppie, alcuni bambini. Una comunità. Nascosta. Piccole case sulle Black Hills. Già. Cieli tersi. Legna bruciata. Vento e puzza di gasolio. I generatori che andavano giorno e notte. Me lo ricordo. Vivevamo con poco, quasi come nomadi. Lontani da tutto. Pronti a far fagotto e a filare in qualunque momento. Se ci avessero trovati. Se loro ci avessero trovati. La fattoria. Non che ci somigliasse molto a una vera fattoria. Coltivavamo qualcosa, ma non ricordo che ci fossero animali. Magari qualche cane. Gli assassini. Sono nato fra loro, non è stata una scelta. È stato come un diritto di nascita. Tu sei un assassino, mi dicevano. Che cosa voleva dire? Fin da quando ero piccolo, non smettevano di ripetermelo. Sei un assassino. Sei un assassino. E questo è il nostro credo. Nulla è reale. Che cosa intendevano? Un mondo senza scopo? Tutto è lecito. Tutto è lecito? Stanno cercando e non si fermeranno finché non saremo tutti morti. Certo, per un po' ci ho creduto, ma non ho mai capito.
E questo è il problema quando nasci in una situazione simile. Credere senza capire. Erano tutti così seri, ma anche spaventati. Tutti quei discorsi su assassini templari, sulla fine del mondo. Vivi secondo il credo, Desmond. Acquisisci il potere. Ognuno ha i propri limiti, immagino. Non ricordo quando è che smisi di credere, quando iniziai a fregarmene.
sembrava tutto così stupido. Non potevo sentire la parola templare senza ridere. Per non parlare di assassino. Guerra antica, dicevano. Una lotta infinita. Ma me ne fregavo. Annoiare un bambino con storie di guerra, chi l'avrebbe detto?
Immagino che fossi solo. Solo in mezzo alla folla. Se avessi potuto dirlo a qualcuno, forse mi avrebbero dato retta. Se solo potessi tornare indietro, dirgli che mi dispiace. Sequenza mnemonica archiviata. Ricalibratura dei parametri di stasi dell'Animus. La campanella del mattino. Quanto la odiavo. 5 giorni a settimana, poco prima dell'alba. In piedi prima del gallo. Io e gli altri bambini. Coraggio, Desmond. Alzati. Esercizio. Obbligatorio. Un tuffo nel torrente per lavarsi, poi avena col burro e succo di mela per colazione. Bah. Avrò percorso 1 milione di miglia prima dei 10 anni. Ma era bello. Mi piacevano quei giorni sulle colline. Il silenzio, l'aria aperta, l'oscurità della foresta. Rumore di passi sul terreno arido. Si vede la Big City da qui? No, no, è molto più a est.
Che guerra è questa? Per che cosa combattiamo? Non mi dicevano mai molto. Solo l'indispensabile. Tenevano tutto nascosto. Un'aria di mistero. Per il mio bene, dicevano. Così rimanevamo nascosti. Isolati sulle Black Hills. Se qualcuno avesse saputo chi eravamo o che cosa facevamo, sarebbero stati guai. Sono ovunque, Desmond. Hanno le mani in ogni cosa. Politica, guerra, finanza, tecnologia, agricoltura. La gente dorme e mentre sogna, l'Abstergo costruisce un incubo. Abstergo. La prima volta che vidi quel nome era sull'etichetta di un analgesico. Mamma rise quando glielo chiesi. Non si riesce a evitare, disse. Ognuno sceglie le sue battaglie, fra le tante che ci sono. Mi disse che un'abitazione americana media contiene una trentina di prodotti di proprietà dell'Abstergo. Tentare di eliminarli completamente dalla propria vita era un lavoro a tempo pieno.
Dunque si trattava di questo. La cospirazione globale, l'Abstergo. Tentacoli ovunque. Governi, multinazionali, università. Mamma e papà lo facevano sembrare spaventoso. Però a me non faceva paura. Un nemico deve avere un volto. Ma l'unica cosa che vedevo era una confezione di analgesico.
Quello che mi spaventava era l'addestramento. Sudore, lacrime e ogni tanto un labbro spaccato. Avanti, Desmond, concentrati! Fino a dove volevano spingermi? Forza, velocità, agilità, niente scuse. Non riuscivo a sopportarlo. Che senso aveva? Per anni e anni pensai che ci fosse una catastrofe imminente. Non sapevo che cosa aspettarmi. Un giorno capirai, vedrai. Tutto questo disagio sarà valso a qualcosa. Te lo prometto. Se fossero stati più onesti con me, se mi avessero mostrato delle cose, dei posti, forse avrebbe avuto più senso. Sequenza mnemonica archiviata. Ricalibratura dei parametri di stasi dell'Animus. Volevo andarmene. Volevo una vita mia. Vivere a modo mio.
16 anni. E dove stavo andando? Chissà. Mi bastava andarmene. Quello era il piano. Non un granché, lo ammetto. Non potevano immaginare che intenzioni avessi, perché non lo sapevo nemmeno io. Mi allontanai e basta. Qualcuno capì che me n'ero andato. Gridarono. Io cominciai a correre. Desmond! Desmond! Correvo e correvo e correvo. Tutto quell'addestramento finalmente serviva a qualcosa. Dio, era così buio quando partii. E la foresta? Infinita. Non osavo avventurarmi per le strade. Mia madre, che mi chiamava, mi implorava di restare, ma io non volevo. Scesi dalle colline, giù, finché non incontrai un ruscello. Lo seguii fino a un fiume e dal fiume a una vecchia strada.
Camminai per ore quel giorno. Il sole estivo mi tenne caldo fino a tarda sera. Quando fece buio trovai una radura. Mi addormentai sotto le stelle. Mai passato una notte più tranquilla, né prima né dopo. Sempre a piedi, troppa paura per fare l'autostop. Che stavo facendo? Perso nelle Badlands per un giorno, sembrò una settimana. Un oceano infinito di terra erosa. Non potevo credere che un posto potesse essere così morto. Morirò, vero? Morirò qui. Alla fine incontrai delle ragazze dell'Illinois, così vivaci, gentili. Un giorno di macchina per Omaha, un altro per Chicago. Poi in qualche posto qualcuno mi disse: se non hai niente, va a New York. Così se te ne vai a mani vuote, nessuno ti chiede perché. E se te ne vai con qualcosa, sei un fortunato figlio di puttana. Così è lì che andai. New York City, in mezzo a grattacieli e metropolitane, fra la sporcizia e la follia, fra la pazza folla. Sequenza mnemonica archiviata. Attenzione, rilevata fuga di memoria. Ricalibratura dei parametri di stasi dell'Animus. Tornare al lavoro quando il sole tramonta. Il treno da Brooklyn per il centro. Cambiare a Washington Square. Smontare a Triangle Plaza.
risalire dal sottosuolo come un morto vivente, nel sole, con la luce che mi acceca. La passeggiata di 10 minuti fra la metropolitana e il bar era sempre piacevole. Ma quella sensazione non durava mai. Alcuni giorni la città è un vampiro. Si frega tutti i tuoi momenti migliori. Arrivano e se ne vanno in pochi secondi e scompaiono. Finisci. C'è che ricordi solo il peggio. Dietro il banco al Bad Weather. Come entravo mi passavano uno shaker. Mi avevano preso per il mio look seducente. Credo che il proprietario avesse una piccola cotta. Il mio sorriso vincente. Ehi, cos'è quel drink che hai inventato? Ridevo del mio passato. Persino sulla fine del mondo. L'ho preso l'ultima volta. Lo Shirley Templar? Shirley Templar? Cosa c'è dentro? Il solito, con un'aggiunta di gin. Perfetto! Faccene 4! C'era un grande sogno sospeso là fuori e ogni sera vedevo gente che ci si attaccava. Non so come facessero. Lì ci volevano tanti soldi per sorridere quanti per pagare l'affitto. Più mi mancava la mia famiglia, più mi odiavo per questo. Dissi a me stesso che volevo una nuova famiglia. Volevo ricominciare da capo.
chiusura. No, sono un po' stanco. Luci, azione, colpi di gran cassa, stordenti, 124 battiti al minuto, il doppio della velocità del cuore. Dove sei? È cresciuto in una setta o roba del genere, sai, nell'ovest. I miei erano dei fricchettoni cospirazionisti. Vivevano isolati, nei boschi. Sul serio? Dio, erano tutte così carine. Le gonne corte, le ciglia che sbattevano, le goccioline di sudore. Sembravano tutte splendide sotto quelle luci lampeggianti. Ero un uomo nuovo, rinato, solo, ma vivo, e tentavo di dimenticare. Coraggio! Andiamo, Desmond. Lasciati andare. Dimentica. Sequenza mnemonica archiviata. Attenzione, instabilità delle condizioni di stasi. Stack overflow imminente. Thank you.
Dopo 9 anni di latitanza, la mia vecchia amarezza era tornata. Ero di nuovo stanco. Non volevo ammettere che progredire potesse significare fare un passo indietro. Ma lo splendore della città era sbiadito. La libertà che sentivo era vuota senza i vecchi amici, senza una famiglia. E poi... poi vennero a prendermi. L'Abstergo. Mi stavano cercando. Non potevo crederci. Signor Miles? Sì? Avevo passato metà della vita cercando di scordare quello che mi dicevano i miei. Quello che pensavo fosse una bugia. Desmond Miles? Sì, mi dica. E di colpo volevo tutto indietro. Tutto l'addestramento. Tutto quel periodo. Ma non ci riuscivo. Quei giorni se n'erano andati. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni? Sono un barista, per la miseria. Sappiamo chi è. Che cosa è. Non so di che stia parlando. Non faccia il vinto tonto. Non c'è tempo. Lei è un assassino. Lei ha qualcosa che stiamo cercando. Nascosto nei recessi della sua mente. Bastardi! Nel giro di pochi mesi, la mia vita cambiò per sempre. So che i miei giorni più lieti sono alle mie spalle, ma non li rivoglio indietro. Non adesso. Mi chiamo Desmond Miles.
e sono un assassino. Io sono un assassino.